Ancora una volta il Grande Fratello è al centro delle polemiche sui social, con la richiesta di squalifica per Lorenzo Spolverato. Dopo le frasi sessiste della scorsa settimana, questa volta sono state le sue parole pronunciate nel cuore della notte a far infuriare il web. Mentre la regia riprendeva Giulia Bruschi per non indossare correttamente il microfono, Lorenzo ha esclamato frasi violente come «la uccido stasera» e «sta troia», rivolte a chi non è chiaro. Anche se c'è chi sostiene che si riferisse a una zanzara, il linguaggio resta inaccettabile. I social chiedono provvedimenti seri nei confronti di Lorenzo dopo le sue frasi sessiste e violente rivolte a Elena Prestes. Anche questa volta le sue parole hanno scatenato l'indignazione online, con molti che chiedono la sua squalifica. Nonostante ciò, nei sondaggi sul prossimo televoto Lorenzo è in testa con il 27,60% di gradimento, mentre Giulia è in ultima posizione. Il pubblico del Grande Fratello è diviso su Lorenzo Spolverato. C'è chi lo vorrebbe squalificato e chi invece vorrebbe salvarlo. La situazione è tesa e il web è stanco di comportamenti come quelli del concorrente lombardo. Resta da vedere se la produzione prenderà provvedimenti nei confronti di Lorenzo o se il pubblico deciderà di salvarlo ancora una volta. La 18ª edizione del Grande Fratello continua a tenere alta l'attenzione del pubblico. Tra polemiche...